Buonasera, o buon pomeriggio, o buongiorno, in base al momento in cui guarderete questo video. Mi è uscito buonasera perché per noi è sera, abbiamo già cenato da un po', sono più o meno le 9 di sera, e questa sera abbiamo deciso di passarla in modo diverso rispetto al solito. Di solito magari o guardiamo una puntata di una serie o un film, tra l'altro stiamo guardando una serie di cui poi vi voglio parlare. Comunque, torniamo a noi. Adesso Luca sta lavorando al progetto di cui vi ho parlato e dire tanto, di cui vi ho accennato nell'ultimo video, e siccome la mia presenza non è particolarmente utile in questa fase, poi ci saranno dei momenti in cui interverrò, mi sono portata su il computer per lavorare, quindi facciamo una serata un po' diversa dal solito. Mi vedete tutta imbacuccata. E vi garantisco che il sotto è uguale al sopra, cioè sono più coperta che mai. La stufa qua al piano di sopra è accesa, però stando ferma, essendo sera, comunque preferisco essere avvolta da tanti, tanti, tanti strati. Ho appena tolto il computer dalle gambe. E chi è che si è messo qui? Chi è? È Thor? Quanto sonno! Quanto sonno! Anche Luca si è fermato perché siamo abbastanza stanchi e ora guarderemo un pezzettino della serie che stiamo guardando, ma non so quanto resisteremo perché mi si chiudono già abbastanza gli occhi. E comunque volevo dirvi che oggi siamo andati a fare l'ultimo, si spera, controllo per i gattini ed è andato tutto bene. Non hanno più febbre, insomma. Si stanno riprendendo. L'unica cosa è che Zeus sta mangiando, ma solo pollo e macinato. Continua a rifiutare tutto il resto. Quindi oggi la veterinaria mi ha dato qualche trucchetto per cercare di fargli riprendere la sua solita dieta e speriamo in questi giorni di farcela. Comunque, la serie che stiamo guardando su Netflix si chiama Che fine ha fatto Sara, giusto? Sì. Allora, cosa vuoi dire su questa serie, Lu? Ah, carina, va bene, bella, dai. Però complicata. Allora, è una bella serie, parecchio. A un certo punto l'hanno complicata Anche troppo. anche più di cui c'è. Vabbè, non vi voglio anticipare nulla perché ci sono tantissimi colpi di scena. Ed è un po' quella serie. Dove è girata? Messico. In Messico, ecco, ha proprio quel mood lì, nel senso che, Poi troppo avanti e indietro nel tempo. ecco, quello sì, quello ha ragione Luca, le scene vanno tantissimo avanti e indietro nel tempo, ma di tanti anni. Non so sinceramente il regista come abbia fatto. A ricordarsi tutto. No, perché di solito girano le scene quando sono vestiti in quel modo, in quel modo. Non so come abbia fatto a organizzare una Idea. serie del genere, Deve perché. impazzire, secondo me. Ma quante volte fa? Poi compaiono sempre persone nuove, cose che non si sapevano. Comunque, è quella tipica serie, appunto, quel mood spagnoleggiante, come posso dire, no, Lu? Anche se in Messico, come Sì. quel mood delle, sì, di quel tipo di serie. E io sono già una che commenta quando c'è magari qualcosa, quando guarda, e questa mi fa commentare ancora di più perché, cioè, non so come dirvi, ci sono quei personaggi che fanno un po' arrabbiare. E ti fomenti il Sì, mood. mi fomenta abbastanza, però sono proprio quelle dinamiche dell'America Latina, poi, no? Sì, beh, Tutte però così. quelle, no, dico le serie, Le quelle. telenovelas, cosa Que sono? sì, che hanno quelle dinamiche, quei personaggi che. Tu sei di postazione. Io sì, sono già imbacuccata. È il mattino dopo e volevo farvi vedere che ben di Dio c'è qui Sì. in cucina. L'altro giorno Luca ha acquistato tante belle cipolline. Guardate che meraviglia, sia gialle che rosse, io vado pazza per quelle rosse, queste le adoro. E poi, vabbè, Un bel po' il d'aglio. re della cucina, guardate che treccia d'aglio. Non facciamo lo sbaglio dell'anno Cioè, scorso. no, Non abbiamo. no. Allora, sapete quanto amiamo l'aglio? Io in cucina lo utilizzo tantissimo e in questa casa non deve mai mancare. No. E infatti con Luca abbiamo detto, con il terreno che abbiamo, Dobbiamo metterlo. assolutamente. Però lo andrò a mettere nell'orto rialzato.
Anche perché nella terra dovrei zappare tutto, non ce la faccio col dito. Sì. Quindi opto per l'orto rialzato, ho già messo la terra nei punti dove la devo mettere, però purtroppo non basta. Ce ne vuole E sarà ancora. anche un esperimento, che comunque c'è tanta paglia comunque, che è uno dei primi orti rialzati che ho fatto, quindi già il materiale è un po' decomposto. Vediamo. Sono tutti esperimenti questi, è l'inizio degli orti rialzati, quindi vediamo come viene. Vediamo, si prova e si vede. Come vi dicevamo anche l'altro giorno, adesso Luca apre tutte quante le teste per poterlo piantare. E io purtroppo però, cioè purtroppo, questa mattina devo lavorare, quindi non posso andare ad aiutarlo, per cui vi lascio con Luca nelle sue ottime mani. Diamo il buongiorno anche alle sorelle belle, al mattino cercano il sole e si mettono sempre nei punti più alti proprio per scaldarsi. Belle. Annabelle! Isabel! Però sono ancora di poche parole. Subito dopo pranzo ci siamo messi in macchina perché oggi ho la visita dal fisiatra, visita che aspettavo, lo sapete, non vedevo l'ora di farla e che adesso non farei più. Io sono così, voglio sì risolvere la cosa, però poi quando devo affrontare visite, più forte di me io rinuncerei e scapperei. Questa è la verità. Ora che ho condiviso con voi il mio disagio mentale, mi sento meglio? Assolutamente no. Ma almeno sapete che persona seguite, una persona sempre coerente, che sa prendersi cura di sé molto bene. No, meno Andiamo male che c'è Luca, sennò. bene, andiamo. Meno male che c'è Luca, sennò tante cose penso che zitta zitta poi non le affronterei. Vabbè, quindi niente, adesso facciamo sta visita, vedremo cosa mi dice il dottore e poi vi riaggiornerò comunque più avanti, altrimenti questo canale diventa il mio diario sanitario, anzi il nostro un po'. Quest'ultimo periodo si è parlato troppo di questo, comunque di sicuro ci saranno diverse cose da fare, quindi vi riaggiornerò quando, spero, avrò risolto. E adesso torniamo a casa. Volevo farvi vedere, ma ovviamente ora che ho preso in mano la videocamera non si vede più una mazza. Che bella visuale. Oggi Luca ha preso una strada alternativa che è un po' meno buona per il mio stomaco perché è piena di curve, ma è ottima per la nostra vista perché si vede tutta la costa con tutte le zone coltivate, tutti gli ulivi, è bellissimo. Ma siamo tutti qua accanto alla stufa, tutti. Piano ragazzi, mamma lasciatemi parlare, mi sono messa qua per scaldarmi un attimo. Dunque siamo arrivati a casa, vabbè, questo ti poteva capire anche allo sfondo, bello caldo. Siamo tutti qua a scaldarci. Vuole l'abbraccio questa ragazza? Che vuoi l'abbraccio? E comunque, lasciami parlare un attimo, 2 minuti e poi sono tutta tua. E comunque, oltre alla vabbè, la visita non vi ho detto nulla,
andata bene o male come pensavo, nel senso che devo fare un paio di cose, vedremo e poi più avanti vi aggiornerò perché ci vorrà un po' di tempo. E poi dopo siamo passati a fare due commissioni, ho comprato due cose, ma io non posso parlare così, Flora. Mettiti come t'ho raccucciata. Guardate Thor, com'è bello qua tranquillo, accucciato, sciolto davanti alla stufa. E dicevo, abbiamo fatto due commissioni, ho comprato un paio di cose per il Natale, proprio due. Quando dico un paio non è così per dire in modo generico, nuovo cavalletto, ma proprio ne ho prese due. Una non ve la mostro oggi, ma ve la mostro il giorno in cui ci occuperemo delle decorazioni. Nulla di che, ecco, ora non pensate che ho preso Rudolph in carne ed ossa o veramente sono andata a rapire Babbo Natale, una cosa veramente molto semplice, ma a cui tenevo particolarmente. L'anno scorso questa cosa non l'ho messa, non ci ho pensato e poi me ne sono pentita e ho dovuto aspettare un anno per poter rimediare al mio pentimento e oggi ho rimediato. E l'altra cosa invece ve la mostro subito. Ma a proposito, al fine si è accucciata anche la ragazzaccia, ma a proposito del Natale, questa cosa ve l'ho già detta su Instagram, io quest'anno ho pochissimo, pochissimo spirito natalizio. Mi sembra di essere ancora ottobre, quest'anno è passato in modo strano. Stranissimo, il tempo devo dire mi è passato in un modo veramente strano. Dipende dalla prospettiva con cui lo guardo, e da un lato mi sembra essere passato pianissimo, dall'altro velocissimo, comunque io sono ferma ancora a ottobre, e per cui non mi sembra, cioè come abbiamo fatto ad arrivare già a dicembre? Non lo so, non lo so. Quindi sento poco lo spirito natalizio, anche Thor, però più di Luca, devo dire, ecco, più di Luca, nel senso che quando l'ho detto a Luca, Luca mi fa, allora quest'anno niente albero, ma me l'ha detto proprio con gioia, ragazzi, cioè me l'ha detto veramente con contentezza, ecco, la mia assenza di spirito natalizio non si spinge a tanto, perché l'albero ovviamente lo desidero. Tornata la ragazzaccia, però già oggi essere andata, fammi parlare un secondo, però già oggi essere andata un po' in giro, aver respirato l'aria proprio del Natale in tutti questi negozi, ho visto anche diversi dolcetti a tema Natale, ecco, questo già mi ha un po' fatto venire più voglia e il desiderio mi è nato anche poi quando ho visto Luca così contento dal non fare l'albero. Cioè, si può non fare l'albero? Assolutamente no. Quindi lì mi è venuta un po' di voglia. E nulla, ora vi faccio vedere che cosa ho preso e lo inauguriamo subito. Siamo passati da Maison du Monde e vi confesso che avrei svaligiato il negozio perché aveva tante cose bellissime, ma non solo per il Natale, come sempre, ha troppe cose belle che mi fanno venire voglia di acquistare tutto, ma alla fine ho preso solamente una tazza perché comunque il desiderio c'è, però poi torno con i piedi per terra e mi domando sempre: questa cosa mi serve o non mi serve? Le tazze mi servono sempre, le tazze, quelle non basteranno mai, quindi su questo canale vedrete sempre tazze ogni tanto. Quella per un motivo preciso oppure no, quelle servono sempre a casa ciliegia. Comunque ho scelto questa tazza, ora la lavo che la utilizziamo. Guardate che carina, il retro è semplicissimo, invece sul davanti c'è questo bellissimo alberello, ha tutto quanto il bordo glassato e poi il manico è l'omino pan di zenzero. Guardate che carino, c'erano tantissime tazze. Anche lì non è stato facile scegliere perché erano veramente tante e tutte belle. Alla fine ho optato per quella un po' più capiente e per quella con il... cioè è stato lui, sì, è stato lui poi a farmi convincere che era quella giusta, perché guardatelo, che simpaticone. Sul retro è così. Quindi adesso ginseng, così la inauguriamo subito. Ho già sciolto il ginseng in un po' di latte e adesso vado ad aggiungere la schiuma. Questo sì che richiama il Natale. Questa super schiuma in questa tazza richiama il Natale. Siamo sulla strada giusta per recuperare un po' di spirito natalizio. Per stasera ho deciso di preparare zucchine, funghi e tantissimo aglio. Può essere considerato tranquillamente un altro ingrediente come zucchine, funghi, perché per quantità siamo più o meno lì, e straccetti di pollo. Li ho precedentemente e leggermente infarinati e speziati. Adesso aspetto che si asciughi ancora un po' tutto quanto qui nella padella, poi li aggiungo, li faccio rosolare, faccio cuocere per qualche minuto e l'azione è pronta.
Tisanina pronta, adesso mi metto al computer, voglio lavorare a questo video così da potervelo pubblicare domani, per domani mattina. E nulla, solito grande besito a tutti quanti. No, no, tornami a rubare la tisana, vola a rubare la tisana. O forse la tazza, troppo bella questa, è vero Luca? Bella. Luca non capisce la mia passione per le tazze. Vero? Ce ne sono troppe. Come troppe? Io desidero una collezione infinita, tutta casa ciliegia piena di tazze. Vabbè, a parte questo, dicevo, il solito besito grande grande a tutti quanti, al prossimo video.